Oggi 8 marzo non è soltanto la festa delle donne, ma è anche il secondo compleanno di The Division. E i ragazzi di Massive hanno fatto un bel regalo a tutti i fan, visto che hanno appena annunciato con un live streaming arrivato a sorpresa, leakato tramite una press release tedesca pochissimi minuti prima dell'andare online, appunto una live dove hanno annunciato durante un evento per community, durante due chiacchiere fatte per la community all'interno della rubrica State of the Game, hanno annunciato The Division 2. Sequel di cui non si sa praticamente nulla, non si sa quando arriverà. Molto probabilmente il prossimo anno. Credo che Ubisoft quest'anno sarà tutta focalizzata su Assassin's Creed o su Watch Dogs, quindi cadrebbe bene un The Division 2 intorno a febbraio-marzo del 2019, ma non è nulla di confermato. L'unica cosa che sappiamo per certo, che ci hanno detto, è che da oggi fino alle 3 di quest'anno, insomma di giugno, non ci saranno altre novità, quindi dovremo aspettare ancora poco più di tre mesi per capire finalmente che cos'è questo The Division 2, come cambierà rispetto al primo, quali saranno le novità, se ci si porteranno dietro i personaggi, se continuerà la storia. Insomma, tutte queste informazioni le sapremo soltanto in occasione, credo, della conferenza Ubisoft, o magari già in occasione della conferenza Microsoft o Sony, è da vedere. Quello che sappiamo per certo sono gli studi che ci stanno lavorando, perché non c'è solo Massive Entertainment, che è la software house che ha fatto ovviamente il primo The Division e prima ancora World in Conflict, ma ci saranno Reflections, ci sarà Red Storm e i tre studi di Ubisoft: Bucarest, Shanghai e Anzi. Quindi tantissima gente. In particolare sembra che Ubisoft Bucarest sia quello più attivo, probabilmente è quello che lavorerà di più sui contenuti insieme a Massive, gli altri daranno suppongo più aiuto in termini artistici. Ma la cosa molto interessante è che ora che hanno annunciato The Division 2 non hanno detto naturalmente correte a vendere il primo, smettete di giocare al primo The Division, ma bensì il supporto incredibile che i ragazzi di Massive stanno continuando a dare al primo The Division andrà ancora oltre, sarà ancora maggiore. Perché? Perché sono attese due patch molto importanti. La prima, che arriverà in occasione di aprile, ci saranno le prime due nuove missioni leggendarie, alcuni eventi globali, ma soprattutto la patch per Xbox One X, che aggiunge naturalmente tantissima potenza in termini di rendering delle ombre, in termini di risoluzione, visto che sarà supportato il 4K, ma anche qui devono arrivare bene i dettagli, se sarà nativo, come verrà fatto. Mentre la seconda patch attesa sarà per giugno, proprio quasi in concomitanza con il vero e proprio reveal, il vero e proprio annuncio, quando mostrando The Division 2, una patch che porterà altre due missioni leggendarie, ma soprattutto un evento, una feature nuova di zecca chiamata Shields, scudi, che praticamente consiste in, si suppone, una serie di missioni che mensilmente permetteranno di sbloccare degli achievement che poi i giocatori si porteranno dentro The Division 2. Quindi, non so, magari dei vestiari speciali, degli emblemi, qualcosa insomma che distingua il protagonista di Division 2, il proprio avatar di Division 2, per far capire agli altri giocatori insomma che si è stati giocatori del primo The Division. Questo è fondamentalmente tutto, ci rimane nient'altro da fare che aspettare per 3 mesi e 3-4 giorni che Ubisoft e che Massive si decida a farci avere qualche maggiore informazione, qualche novità. Magari alle 3 vedremo il gioco, magari alle Gamescom già lo giocheremo.